No, e vi spieghiamo già... perché l'Inter cambia nome. No, no, mi avevano già dato dei segnali. T'avevano preparato. Certi miei informatori, voi sapete che il mio informatore principe fa il bagnino a Forte dei Marmi, ma al momento non è utilizzabile. Però avevo avuto degli altri segnali, stai attento che sta succedendo una... Bravo, Demme, io bravo, ieri Demme. Aspetta, ci facciamo riepilogare da Federico Bertone sì. Che cosa succede in casa Inter. Mi spieghiamo bene, a insomma, partire da... perché non è niente di clamoroso, nonostante per Danilo sia la terza guerra mondiale, non è così. Allora, in realtà era stata presentata come una vera e propria rivoluzione, poi invece è arrivata una parziale smentita da parte dell'Inter, nella fattispecie dell'amministratore delegato Antonello, che ha chiarito meglio, no, quello che sta per succedere. L'intenzione della società, il 9 di marzo, nel giorno del 113esimo compleanno dell'Inter, è quella di presentare un nuovo logo. Un nuovo brand, quindi un nuovo brand minimal, più moderno, più spendibile all'estero. Eccolo qui, guardate, dallo storico logo. Ma quale brand? Quale brand? Il logo è questo, da Muggiani, si dovrebbe passare a questo. Aspetta, Danilo. Non è che parlo come Verga, questo è quello che sta succedendo. Poi tu puoi anche non essere d'accordo e ci mancherebbe, però questo è quello che sta per succedere. L'hai vista? C'è una I e c'è una M. Inter Milano. C'è gente che cambierebbe i colori della bandiera italiana. Per forza, sono cinesi. Per seguire il prezzo. Vabbè, tra l'altro, scusami, no, dico, vai Fede, vai. No, aggiungo un'altra cosa che sicuramente non ti farà piacere, Danilo, ma quella I e quella M, oltre che per Inter Milano, secondo i bene informati, starebbe anche per I am, che in inglese vuol dire io sono, quindi un'internazionalizzazione totale del brand dell'Inter. Che quindi verrebbe chiamata Inter Milano nella campagna di lancio, no? Di lancio marketing. In realtà però, questo l'ha chiarito Antonello, la ragione sociale del club resta FC Internazionale, quindi non è vero che l'Inter cambia nome, continuerà a chiamarsi FC Internazionale, però il logo sarà questo qui, e quindi insomma qualcosa cambia. Poi ancora conferme ufficiali sul logo non ce ne sono, magari ci sarà qualche modifica, ma dovrebbe essere quello, quindi Inter Milano, come del che resto poi, è conosciuta, Fede, all'estero. Tecnicamente, cioè sarebbe, cioè, detta in inglese, sarebbe Inter Milan. Inter Milan, pensa, sì, sì. Inter Milan. Però diciamo anche una cosa, all'estero tutti quanti conoscono l'Inter, sì, già oggi, come Inter Milan. Cioè se tu vai in Inghilterra, e la dici così, che squadra tieni e dici Inter, nessuno capisce. Se dici Inter Milan, tutti capiscono. Per cui è questa la ragione vera e propria. Federico, chiunque giri un attimino lo sa, è solo chi non supera mai Porta Cicca che rimane limitato. Guarda, io ho girato il mondo più di te, quando facevi il giardiniere e stavi nel tuo giardino. Ancora, io con l'Inter ho girato il mondo 8 volte, hai capito? Sì, non devi dire delle cose così, ma sei rimasto, come vengono, sei rimasto all'anteguerra. Stai zitto, anteguerra niente. Sei rimasto all'Inter, ero 20 anni, 30 anni fa e ho girato il mondo. E tu aravi il tuo giardino sulla montagnetta di San Siro. C'era ancora l'Unione Sovietica. Quello là, quando c'era ti ancora difesi, l'Unione Sovietica, il mondo è un po' cambiato. Ho fatto una delle cose peggiori della mia vita, quando ti il mondo è cambiato, gli insulti di quelli là, la combinano. Capito? Allora, ragazzi, scusate, non mi ricordo, prima ho detto una cosa, quel tale, e non mi ricordo bene chi è stato, quella frase meravigliosa che dice testualmente: quando la storia supera la realtà, si stampa la storia. Questo meraviglioso distintivo, ripeto ancora, che i vecchi tifosi dell'Inter lo definivano il distintivo, Danilo, che se pominga legge è una meraviglia. Danilo. È una meraviglia, disegnato dal grandissimo Giorgio Muggiani. Poi dopo ho un paio di cose da chiederti, dimmi Marcello, vai. No, ma volevo far notare a Danilo che se tu prendi lo stemma vecchio e guardi quello nuovo, guarda che comunque manca solo la F. Ma deve stare, no, ma deve essere quello vecchio. È uguale, per identico. Ma non uguale, dovete identico. Cambiare niente. Teoricamente anche la C, Marcello. Brand, non dovete toccare niente.
La maglia sta già, io mi sono dovuto ingoiare la maglia Tovaglia. Mi sono già dovuto ingoiare la maglia a strisce, a zigzag. Adesso cambiano il logo, ah, poi che cos'è? Poi cos'è? Però Marcello, voi siete, voi l'avete cambiato il logo, Tovaglia, no? Due anni fa, Marcello, tre anni fa, se non sbaglio. L'Inter mette la maglia Tovaglia, lo sai? Sì, cioè, ma noi l'abbiamo cambiato proprio in toto. Cioè, il logo che vedete dietro Valerio, quello che vedete alle spalle, alla sinistra del telescermo, alla destra di Valerio, è il nuovo logo della Juve che, voglio dire, ha una sua eleganza, diversa. Voglio dire, no? Bello. A me piace molto. Sì. Bello, sì, dico. Sì. Ma loro hanno praticamente mantenuto il vecchio simbolo. Hanno tolto la F e la C e hanno tenuto il resto. Qualcosa hanno fatto, non vedo, no? Questa qualcosa hanno fatto, ma tu non devi permetterti di toccare niente di sacro e di storico, hai capito? È quello che dico, qualcosa hanno fatto. Arrivo, ragazzi, ci prendiamo due minuti, è un